Salve a tutti. Allora, volevo farvi vedere per fare la crema tiramisù montando tutto insieme. Ossia, qua dentro c'è il mascarpone, i tuorli pastorizzati, se no tocca farli con lo zucchero cotto. Questi sono tuorli pastorizzati, lo zucchero e la panna liquida, e andiamo a montare tutto insieme. Io qui sto facendo 1 litro di panna liquida, 1 chilo di mascarpone, 4,50 zucchero semolato e 300 grammi di tuorli. Prendiamo e montiamo tutto insieme. Ecco qui, vedete come sta montando? Certo, ci vuole un po', ci vorranno 7-8 minuti a 3/4 della velocità, velocità medio-alta. Anche perché questo è tanto, voi ovviamente ne farete meno. Ecco qui, è pronta. Vedete com'è bella montata? Eccola qui, guardate che bella crema. Adesso andiamo a fare i tiramisù. Questo non ha bisogno neanche della colla di pesce, perché io di solito ce la metto un po' per fare le torte. Invece così non c'è bisogno e ci vogliono 5 minuti. Fare le torte, come al solito, prendiamo gli anelli. Io ci metto un foglio di un giro di acetato, così dopo si stacca meglio. Potete anche non metterselo se non ce l'avete. Eccolo qui, si taglia a misura e si mette intorno. Ecco. Il caffè, la moca è zuccherata, ci bagniamo i savoiardi e facciamo lo strato sotto. Ecco qui, abbiamo fatto il fondo, adesso riempiamo fino a metà anello di crema. Crema tiramisù con la sacca a poche. Questa crema è favolosa, avete visto? Ci abbiamo messo proprio 5 minuti. Guardate com'è bella montata, come tiene la forma. Con questa si risparmia tantissimo tempo e diventa tutto più semplice. Facciamo il secondo strato dei savoiardi bagnati. Abbiamo fatto l'altro strato, prima li abbiamo messi orizzontali, adesso verticali, così quando andiamo a tagliare la fetta rimane bella unita. E adesso andiamo a coprire sempre con la crema tiramisù. Andiamo a pareggiare il tutto. Adesso che abbiamo livellato, andiamo a fare tutti spuntoncini uno dietro l'altro a decorazione, che poi dopo spolvereremo con il cacao. Ecco qui, vedete? Adesso li andiamo a freddare bene bene per fare prima in congelatore, dopodiché le spolveriamo con il cacao. Adesso, tolte dal congelatore, andiamo a spolverarle con il cacao. Con il cacao amaro, Adesso le togliamo dal cerchio, le mettiamo nel piatto. Ecco che le abbiamo messe nei piatti. Vedete, l'acetato io a queste qua gliel'ho lasciato. Poi quando si va a tagliare si toglie. Abbiamo messo una decorazioncina, pezzettino di cioccolato, e questi sono i tiramisù a torta, diciamo. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.